ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana. Lucci, nona edizione del tributo a Sergio Endrigo, Raffaele Guarazzi, nello splendido scenario Piedilungo. Sì, anche quest'anno siamo riusciti, diciamo, con mille sforzi, però, diciamo, a organizzare la nona edizione, quindi, diciamo, un traguardo importante che tra l'altro il prossimo anno sarà, diciamo, ancora più importante per il decennale. Questa è un'edizione, diciamo, importante per noi anche perché, diciamo, è l'edizione, possiamo definirla post-Covid, quindi, diciamo, anche un augurio di una ripartenza, insomma, diciamo, all'insegna della positività, insomma, e della risoluzione di tutti i problemi. Quindi anche attraverso la musica dal vivo noi vogliamo un attimino, diciamo, testimoniare questa voglia, appunto, di ripartenza. L'evento sarà, appunto, pensiamo noi, diciamo, molto bello perché ambientato in una location particolare come quella del lago di Piedilungo. L'artista Raffaele Guarazzi, un artista, insomma, ormai conosciuto da qualche anno, un compositore, insomma, un pianista, quindi pensiamo, insomma, che lo spettacolo sarà assolutamente di primo livello. Il tutto sarà contornato poi nella giornata del 2 e 3 settembre anche, diciamo, da eventi, tra virgolette, minori, insomma, dedicati praticamente a gruppi locali che canteranno sempre canzoni di Endrigo e anche un proprio repertorio, declinati in una prima serata, quella del 2, con diciamo, formazioni che seguiranno un po', diciamo, una via un po' più classica, quindi, diciamo, proprio cantato orale, mentre la serata del 3 sarà dedicata invece alle band un pochino più rock, quindi, diciamo, un Endrigo un po', diciamo, declinato, appunto, in versione rock, un po' innovativo. Quindi, ecco, vi aspettiamo tutti, ringrazio, diciamo, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che anche quest'anno si sono adoperati per la riuscita di questo evento, sia dal punto di vista pratico che anche come diciamo, sponsorizzazione, quindi di reperimento delle risorse. Vi aspettiamo tutti e speriamo di vederci a Piedilungo il 4.